Ponte Bugiano, Quarata, Giovi, Venere. Oggi, quando li nominiamo, ci vengono in mente quasi solo i nomi di frazioni della periferia aretina. Ma questi luoghi, alcuni dei quali suggestivi, racchiudono anche momenti significativi della nostra storia, spesso sconosciuti ai più. A Ponte Bugiano, ad esempio, nelle pietre sono scolpiti due nomi e date, Chimenti 1240 e Accolti 1240. È il ponte raffigurato nel famoso quadro di Leonardo. Di rimpetto al ponte esiste una chiesetta. C'è una richiesta di autorizzazione inoltrata alla curia vescovile per esercitare la volontà di costruire una chiesa dedicata a San Francesco, dove prima esisteva una fornace di vasi corallini di Caio Teglio, poi passate a Publio Cornelio con tutti i dipendenti. Successivamente la fabbrica fu trasferita a Cincelli, accordati ai signori Francesco Chimenti, cittadino fiorentino, e Virginia Accolti, nobile patrizia aretina, quanto sopra si domanda, si legge nell'autorizzazione. A Quarata invece si fermò ed ammalò fino alla morte Papa Gregorio X il 10 gennaio 1276, mentre dal vecchio castello Leonardo attorno al 1500 ebbe a formare la visione che poi disegnò nella Gioconda. A Venere invece sorgeva un tempio dedicato alla omonima dea. Campoluci fu protagonista nel 285 a.C. della sconfitta dell'esercito romano battuto dai Galli. Giovi infine prende il nome dal tempio dedicato al dio Giove. Era infatti tradizione che i paesi venissero dedicati agli dei Giano. Un po' della storia di alcune delle periferie di Arezzo per parlare questa sera proprio delle periferie di una parte che poi magari in altre puntate dedicheremo anche ad altre zone. Questa sera ci concentreremo appunto su alcuni dei luoghi di cui abbiamo parlato nella scheda, da Quarata, Venere, Ponte Bugiano, quali sono le problematiche, quali sono gli aspetti che si potrebbe valorizzare, proprio perché è chiaro che anche le amministrazioni comunali spesso si concentrano ovviamente sul centro della città, perché magari ci sono anche le cose più visibili per far vedere quello che si fa, però ci sono ovviamente anche le periferie, anche lì si pagano le tasse, anche lì ci sono ovviamente cittadini che giustamente reclamano servizi o puntano il dito su quello che non va. Con Piero Franchini, che è sempre qui con noi, ovviamente, che tra l'altro è il padre delle immagini che abbiamo visto, che hai fatto ieri questo giro particolare, on the road, sì. E non solo on the road. Perché ho dovuto chiedere anche... C'è stata una brutta avventura. Una brutta avventura, sì, perché sono andato a finire in un fosso, no, in un campo, ho dovuto farmi tirare fuori, quindi vabbè, accade anche sono le cose che accadono in periferia. Aspettiamo anche Davide Faltoni, che dovrebbe raggiungerci. Ritroviamo invece Francesco Romizzi, capogruppo di Arezzo in Comune. Buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Flavio Sisi, amico della nostra emittente, tante volte lo abbiamo sentito per le sagre, ma si occupa anche della questione, ad esempio, dei centri di aggregazione sociale, lui è referente di quello di Venere. E poi Angelo Rossi, consigliere comunale di Ora Ghinelli, ben trovato, sì, che ci ricordava sì, prima che in studio era qualche anno che non ritornava. No, non mi chiamavate da un pezzo. Ci siamo visti sempre fuori dai nostri studi. Allora, partiamo dall'opposizione, da Francesco Romizzi, che ha sollevato in questi giorni la questione di Quarata, di cui parleremo tra poco. Però io ti chiedo un bilancio, diciamo, di questi primi anni della giunta Ghinelli proprio in tema di periferie. Periferie che c'erano lamentele ovviamente anche prima, e molte, no? Anche nell'epoca Fanfani. Però qual è la situazione oggi, secondo te? Solo sulle frazioni? Sì, frazioni e periferie, sì. Direi totalmente in linea con il resto delle politiche dell'amministrazione Ghinelli, insufficiente, nel senso che in particolar modo, forse ancora di più rispetto ad altre cose. Non è, a parte diciamo, i primi, dopo due mesi dall'insediamento della giunta Ghinelli promosse giustamente un tour tra le frazioni suo, quindi in quanto sindaco, e della giunta. Dopo questo tour, alle chiacchiere, all'ascolto dei cittadini di queste frazioni, non è seguito nessun tipo di intervento, né dal punto di vista di opere pubbliche, né dal punto di vista di manutenzioni. Le periferie sono completamente dimenticate dall'amministrazione comunale. Si è voluto in qualche modo strozzare quelle poche iniziative che avvengono nelle periferie, le sagre.
Io ricordo che uno dei primi atti della Giunta Ghinelli è stata regolamentare in maniera direi terribile per le proloco, le associazioni sportive che fanno sagre, le sagre stesse, che sono l'unico elemento aggregativo che c'è nelle periferie. Quando c'è la sagra del Maccherone a Battifolle, la Dea di Venere, sono le uniche occasioni in cui la periferia sta insieme. Bene, il regolamento che hanno approvato, che hanno votato, che hanno sostenuto è un regolamento che di fatto le svilisce fortemente, ne limita le potenzialità. Rispetto alle opere pubbliche, permettimi di dire una cosa, io avevo fatto una proposta molto semplice. Noi abbiamo fatto, la precedente amministrazione, degli interventi importanti nel centro cittadino, i famosi interventi del Pius, Piazza Guido Monaco, Piazza Sant'Agostino, Piazza Grande, Fortezza, quindi tutti interventi con finanziamenti europei che si sono localizzati nel centro storico della città, per motivi legati al bando e alle risorse economiche dell'Unione Europea. Io avevo fatto una proposta, il rimanente, quello che avanzato, e si parla di più di 3 milioni di euro, io avevo proposto che per compensare i mega interventi fatti nel centro storico, quei 3 milioni e mezzo andassero tutti spesi in manutenzione ordinaria o straordinaria delle frazioni. Mi sembrava un aspetto banalmente, fece anche un emendamento a bilancio su questa cosa, perché mi sembrava una questione di uguaglianza, no? Abbiamo sistemato Guido Monaco, adesso sistemiamo il marciapiede a Fontiano. Invece sono stati spalmati nei vari capitoli del bilancio legati alle manutenzioni, al rifacimento delle strade, e non c'è stato però un, permettetemi il termine, un new deal nei confronti delle frazioni, perché 3 milioni e mezzo avrebbero risolto numerosi problemi. Penso ai problemi che ci sono e che anche l'amministrazione scorsa, e chiudo, non ha risolto. Io lo so che l'amministrazione, sono ben consapevole, non sono abbastanza laico quando intervengo sulle varie questioni, io so bene che anche l'amministrazione Fanfani nei confronti delle periferie era stata abbastanza latente, anche se alcuni interventi importanti li aveva fatto. Sulle scuole, per esempio, e chiudo, perché anche le scuole è un tema, io ricordo che l'amministrazione precedente ha aperto e ha sistemato 3 scuole di periferia, indicatore, il Matto, la terza mi sembra San Giuliano Battifolle, non mi ricordo. L'attuale amministrazione l'unica cosa che aveva provato a fare era chiudere una scuola in una frazione, quella di Matrignano, Staggiano, quella zona là. Quindi bilancio totalmente negativo. Così bravi che sono andati subito a casa. Veramente bravi erano. E a me mi sembra che quello, il racconto che ha fatto Francesco, sia pura fantascienza, perché gli aretini, e io abito in periferia, sto a Antria, sono un cittadino di una frazione, a mio avviso non percepiscono questo disastro che ha annunciato. L'amministrazione Ghinelli, secondo me, ha ben bilanciato quelle che sono le risorse tra quello che è il centro e le periferie e le frazioni. Dobbiamo ricordarci una cosa statistica: solo l'8% ormai della popolazione nostra aretina vive all'interno delle mura, quindi il 92% di noi vivono tutti fuori. Però mentre una frazione viene fruita esclusivamente dai residenti o poco più, il centro è di tutti. Quindi anche avere una visione per la quale si cerca di portare una manutenzione seria e efficace, perché io penso che chiunque giri per Arezzo adesso noti la differenza, è palpabile, tangibile, insomma, la differenza rispetto alla precedente amministrazione per quanto riguarda la manutenzione, almeno del quarto riguarda il centro, è veramente una cosa completamente diversa. E penso che invece le risorse siano, non è che sto parlando, che vuoi? Qual è l'esempio? Perché io non la vedo. Ah, non la vedi? No, allora gira per il centro, guarda un attimino se ti pare esattamente la stessa. Gli esempi sono miliardi, perché sono dai tombini alle tombini. Sì, esattamente. C'è più tombini. No, sono stati. Non ho capito. Non hai capito cosa? No, fammi un esempio concreto, perché se ne parla di cose concrete. Perché quando si parla di cose amministrative ci vogliono gli esempi concreti. Io ho portato le scuole di indicatore, la scuola di San Giuliano. Io non ho detto. Ma guarda che quando parli di scuole, scusate, ma quando parli di scuole, Matrignano è un problema che è più vostro che nostro, tra virgolette. No, tra virgolette, è un problema, non è che avete risultato, perché è dal 2013. No, ben diverso. Dillo al comitato di Matrignano. Va bene, parla con le mamme. Parla con le mamme. Se va avanti così a un'ora, io non ho problemi, insomma. E stavo dicendo che quindi invece secondo me la percezione che c'è l'aretino è che c'è stato veramente un cambiamento sotto certi punti di vista. La manutenzione è veramente fatta bene. Io parlo ad esempio anche della mia frazione che è Antria. Finalmente hanno portato tipo 10 o 12 nuovi lampioni, che in una strada che era completamente buia e poi anche pericolosa, ci sono stati anche due morti.
Quindi insomma ci sono stati fatti degli interventi, poi basta guardare anche il bilancio, che noi si è votato, te no, però è evidente tutto questo. Poi c'è un discorso di fondo che va fatto, perché è importante che si capisca della difficoltà che comunque c'è oggi ad amministrare. Francesco questo lo dovrebbe sapere perché l'ha fatto 10-15 anni fa, quando, ai tempi del Lucherini, si può dire, insomma, amministrare era una cosa completamente diversa, perché sono state nel frattempo inserite delle briglie agli amministratori veramente, veramente forti, dei patti di stabilità, delle leggi, che hanno tutte tese a limitare quello che potrebbe essere l'operato di un amministratore. Questo è successo perché tanti comuni effettivamente facevano dei buchi di bilancio, spendevano, spandevano. Oggi tutto questo non è possibile, però il rovescio della medaglia qual è? Che tutta questa serie di leggi qui ti impedisce effettivamente di apportare dei cambiamenti anche che vorresti fare, perché hai un bilancio che è inchiodato. Io quando si parla del Lucherini, il Lucherini aveva tra il 15 e il 18% di residuo di bilancio per poter fare tutto quello che gli pareva sostanzialmente. Noi siamo allo 0,5%, quindi amministrare oggi è veramente 100 volte più difficile, perché devi essere in grado di reperire risorse dove non ci sono. È facile solo durante le elezioni, no? Quindi è ma nessuno ha detto che è facile. No, nel senso, però no, secondo me ci stiamo riuscendo, è sempre insomma facile, poi dopo è chiaro che chi si trova è difficile. Flavio Sisi, tu che vivi a Venere, al di là di, oltre al caso di Venere, quindi la situazione che hai sotto gli occhi quotidianamente, qual è la tua percezione invece? La percezione mia è che se la precedente giunta si era concentrata sul PIUS e quindi sulle grandi opere intorno al centro storico, è altrettanto vero che questa di adesso si ha una percezione sicuramente leggermente migliore per quanto riguarda le opere di manutenzione ordinaria a breve termine. Questo sicuramente sì, cioè esempio facile, il camioncino con i due operai del comune che passano a tappare le buche. Adesso io li vedo passare una volta ogni 10 giorni, 15, 20, va bene? Prima no, questo sicuramente. Va però messo un punto interrogativo su quello che saranno le opere a lungo termine, perché io su quello vedo da esterno un divario tra il centro e comunque sia i paesi limitrofi che un po' mi preoccupa, quello sì. Allora, Piero Franchini, tu invece come lo vedi questo tema? Io dunque, mi sembra, ora vi racconto una battutina che diciamo è una vecchia battuta, però mi sembra i magnani che si tirano le toppe. Cioè? I magnani che si tirano, voi siete giovani e non la sapete. Allora, i magnani erano quelli che andavano nelle campagne a riparare i paioli, perché una volta si adoprava parecchio i paioli, no? Perché si faceva la polenta, si faceva il minestrone, si cuoceva tutto lì, va bene? E i magnani venivano appunto, quando il paiolo si bucava, ci rimettevano una toppa. Certe volte però, magari quando si trovavano, perché c'era anche allora concorrenza, quando litigavano, si tiravano le toppe e si tiravano questi pezzi di lamiera. Ecco, ora io dico che secondo il mio punto di vista, quello che io vedo è che sia la vecchia amministrazione, quindi che poi sentendo appunto il nostro Bianconi dice sempre che è la stessa giunta, no? Che questa sarebbe la terza giunta Fanfani, quindi praticamente poco sarebbe cambiato. Cioè il leader Bianconi, di Angelo, tra l'altro, no? Te non hai aderito al gruppo di Bianconi. No, appunto, cioè lui, quindi abbiamo il rappresentante di Maurizio Bianconi. Dice che questa è la terza giunta Fanfani e la quinta, la quinta Ricci. Quindi senti, la quinta riccia addirittura. Maurizio ce l'ha questi usciti. Ecco, quindi dicevo, mi sembra che le periferie purtroppo sono state diciamo dimenticate, o quantomeno non c'è stato quell'attenzione, quella cura, perché io mi ricordo che appunto, e voglio subito andare al dunque, cioè io mi ricordo che parecchi problemi nella zona di Quarata, e quindi non solo Quarata, perché poi le falde acquifere non è che camminano diciamo solo in un posto e si convogliano, quindi le falde acquifere viaggiano dappertutto. Ecco, io credo che il discorso delle cave, delle estrazioni appunto che c'è stato qualche ventina d'anni fa probabilmente, ecco, si dice che si cavava, il camion andava e portava via la iaia, e quando tornava
portava altra ghiaia. Quindi ecco, però ecco, diciamo che era una ghiaia che. E, quindi, e lì è stato sotterrato di tutto. Quindi ecco, e anche allora, per dire, l'amministrazione di allora, probabilmente anche lì, sai, ogni tanto queste amministrazioni sonnecchiano. E quindi no, sono come i rivisto, vanno il letargo. E quindi ecco, a me mi sembra appunto che il letargo via via ci vanno, come ci va anche la giunta Ghinelli, per dire, perché onestamente credo che è vero che quello che dice Angelo Rossi, che ci sono problemi oggi per avere le finanze, però tante volte anche con la buona volontà, e spesso l'ho detto, certe volte le finanze si riesce anche a recuperarle, per dire, no? E quindi ecco, con interventi magari... Per esempio Ponte Buriano, il rifacimento totale del ponte, il rifacimento, la ristrutturazione. La ristrutturazione, beh, quello è stato una, sarà una grandissima... Una grandissima, e quindi lì sapete che io la mia parte ce l'ho fatta, diciamo, mi ci sono battuto. L'ho detto apposta. Però ecco, appunto, e lì però, ecco, anche lì, per dire, io ho visto sia la precedente... amministrazione. Quella è roba precedente, questa è roba precedente. Sì, sì, ma sì. Però io ho visto che assenti comunque, perché sembra che questo ponte sia in un altro comune. È vero che la strada è della provincia, però io voglio capire un giorno se per caso lì quella strada non fosse più quel ponte non fosse più transitabile. Cioè, è vero che oggi stanno studiando come li facevano, perché quelli di oggi cadono, quindi ora dice stanno studiando come li facevano, perché così non cadranno più, perché cioè, quelli che fanno il cemento armato dopo 20 anni, 30 cadono, quindi sicché. Ecco, allora, però ecco, prepariamoci, perché se quello è lì, c'è almeno un centinaio di migliaia di persone, che sono i paesi che transitano per la Sette Ponti, che avranno delle difficoltà enormi, per dire, quindi... Ci sono tante cose da dire, però ora andiamo. Ci ha raggiunto avanti. Davide Faltoni, buonasera, vi saluto. Buonasera. Non so se vieni da qualche periferia, però come le trovi? Dimenticate o no? Allora, io vengo da Subiano e sapete di che. E arriva correndo da Subiano. Allora, anche lì i problemi ci sono. Cioè, la questione, secondo me, è questa. Io oltretutto vivo in una frazione. E le frazioni un tempo erano un luogo, oltre che di dove si viveva, si lavorava nelle frazioni. Okay? Oggi nelle frazioni normalmente non ci si lavora più, sono fondamentalmente dei dormitori, e questo determina che non ci siano interessi sul posto, e quindi che succede? Che di giorno si svuotano e la notte la gente ci torna a dormire. Questo per dire che è vero che le amministrazioni non investono nelle frazioni, ma evidentemente non voglio giustificare né accusare nessuno. Le ristrettezze economiche che ci sono fanno sì che, se vogliamo anche essere cattivi da un punto di vista anche proprio elettorale, conviene investire nel centro, che c'è più voti, che non nelle case sparse. Sì, ma perché... le tasse le pagano anche. Ho capito, Piero. Fare un intervento, anche se devi rifare un intervento, che ti posso dire, rifai una fontana, rifai una cosa, insomma, se la fai Arezzo magari da lustro. Ma allora la solita vetrina. Ma quando c'è qualcosa di buono tipo i cassone sagri, vengono comunque sia stretti dentro una morsa con la scusa della legalità. Con la scusa della legalità e del fare bene, del fare in regola, si rischia di far passare male chi in realtà tenta di far rimanere vive il singolo paesino. Se mi fate finire quel che volevo dire. Cioè, voglio dire, quindi evidentemente questo aspetto esiste e non ci sono sicuramente le risorse per intervenire da tutte le parti, questo non ce l'ha nessuno da nessuna parte. E quindi io credo che le frazioni siano sicuramente da rivitalizzare. E guarda, ti dirò anche di più, vedo che anche Arezzo, anche questo si può guardare in positivo e in negativo, le corriere che continuano ad andare in tutte le frazioni, che e va bene, io sono contento che ci vadano, ma sono sempre vuote, e quello le paga la collettività, così come tanti altri servizi. Cioè, io credo che anche a livello non solo provinciale, ma direi nazionale, vanno fatte delle scelte, quindi vogliamo che la gente si concentri nei nuclei urbani principali, vogliamo che rimanga anche nelle periferie. Allora, se deve rimanere anche nelle periferie, ci va investito. Io sono d'accordo. Mi sembra che attualmente la scelta
sia quella che la gente si concentri nei grossi nuclei urbani. Ma mi sembra che la città si stia svuotando, quindi immagino così, non è che arrivato ci ricordava dei dati che il 92% sostanzialmente vive fuori. È fuori dalle mura, sì. Sì, allora, sentiamo un attimo, entriamo in uno dei temi poi che riguardano questa puntata, l'area di Quarata, quindi l'area delle cave, tutti i risvolti ambientali, con questo incontro che abbiamo fatto. Che fai? Si spulciava. Ah, si spulciava davanti a te, mi spiace. Ci vediamo. Sei via. Sta facendo una bonifica. Anche allora, vediamo un attimo il comitato, comitato di Quarata, che un po' che non sentivamo, sentiamo che cosa ci ha detto. Il comitato di Quarata è ancora qui oggi a chiedere, con i soldi degli introiti delle cave, la caratterizzazione del suolo, cioè quelle indagini, quei monitoraggi che sono previsti dalla legge e tutti gli altri generi di lavori, di attività, di opere che possono attutire disagi creati dall'escavazione. Queste le richieste all'amministrazione comunale di Arezzo da parte del comitato di Quarata. La frazione era tornata sotto i riflettori alcuni giorni fa a seguito della decisione di destinare i contributi versati dai cavatori delle cave di Quarata alla manutenzione stradale della frazione, 184.000 euro circa. Certamente il manto stradale potrebbe essere anche effettuato tramite quei soldi che sono destinati alla manutenzione ordinaria. Chiedete anche un incontro, comunque l'apertura di un dialogo con l'amministrazione comunale? Certamente sì, anche in questo ultimo periodo siamo stati in contatto, abbiamo avuto degli incontri, non ancora abbiamo trovato una linea comune per operare insieme, collaborativamente, è un argomento molto complesso, molto difficile, molto oneroso, per carità. Quindi avviare il monitoraggio del suolo per poi programmare interventi di passo in passo futuri e insieme all'amministrazione che tutela l'ambiente, che tutela i cittadini, trovare una linea comune. Vi preoccupano le cave? Le cave non ci preoccupano, ci preoccupano le criticità che sono evidenti e reali, ormai appurate in questo territorio. Non sono le cave il problema, sono quelle criticità che sono già emerse palesemente, cioè non è il comitato che se le ha inventate. Allora, questa è la richiesta del comitato, tra poco sentiremo anche il vice sindaco, nonché assessore dei lavori pubblici, Gamurrini. Chiedo ad Angelo Rossi se queste richieste, che poi sono state anche portate, credo alcuni di questi in consiglio in una interrogazione all'assessore Sacchetti, anche lui lo sentiremo poi nella seconda parte, sono legittime queste richieste, sono condivisibili o no? Ma io penso che un buon amministratore deve saper coniugare quelle che sono le esigenze ambientali con quelle anche produttive, no? Quindi anche questa demonizzazione che è stata fatta nel corso di questi anni nei confronti delle cave la trovo fondamentalmente eccessiva, perché con le leggi attuali, che sono molto stringenti, molto, 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 rispetto al passato c'è un balzo in avanti enorme. La produzione è anche una cosa da tutelare, secondo me, a un certo punto. Per quanto riguarda le loro richieste, io a quanto ne so, lo studio che loro prioritariamente richiedono, c'è un capitolato preciso nel bilancio nel quale è stato assegnato. Sono stati assegnati i soldi, quindi dovrebbe essere a posto, come anche il resto dei capitoli vanno tutti nella costruzione di strade, cioè nella ristrutturazione delle strade limitrofe, comunque vengono reinvestiti nel territorio adiacente, quindi mi sfugge un po' la richiesta, forse questa cosa del parco, però per fare questo probabilmente servirebbero anche che le cave fornissero degli oneri ulteriori rispetto a quelli che fanno attualmente. Sentiamo il vice sindaco che affronta il tema delle periferie, così risponde anche Francesco Comizzi, perché entra nel merito appunto di questa richiesta. Allora, sentiamo l'impegno del comune sulle periferie e su Quarata in particolare.
Parla di frazioni, quali sono gli impegni dell'amministrazione comunale in questo senso? Beh, gli impegni sono tanti, interverremo in diverse frazioni, a Santa Firmina, a Vitiano, a Indicatore, ci sono importanti interventi di riqualificazione in senso lato, a Quarata, quindi gli interventi sono sparpagliati nel territorio e sono di vario genere, prevalentemente sulla viabilità e sulla sistemazione dei manti stradali che sono usurati e mal ridotti da diverso tempo. Interventi che ovviamente si inseriscono nel nuovo piano triennale delle opere pubbliche. Sono interventi che sono nel piano triennale delle opere pubbliche, non tutti sono esplicitati per questioni meramente tecniche, gli interventi sotto i 100.000 euro vanno in una voce unica, all'interno di queste macro voci ci sono i sottinterventi dove con l'ufficio andiamo a determinare, con la giunta andiamo a determinare quelli che sono gli interventi specifici per ogni tipo di situazione. Interventi principali, che zone riguarderanno e di quali interventi si parla? Beh, un intervento sicuramente molto importante riguarda Quarata per circa 200.000 euro con i quali vorremmo risistemare tutta la viabilità interna a Quarata che è mal ridotta a causa del traffico pesante praticamente quotidiano. E poi sempre a Quarata vorremmo risistemare le mura le vecchie mura, poi alcune strade a Vitiano, la strada del Fontaccio a Vitiano, diverse viabilità nella zona di Indicatore, a Santa Firmina a breve partiranno alcuni lavori, così come a Salleo e via discorrendo. Tutte le frazioni non me le ricordo, però moltissimi degli interventi di sistemazione della viabilità, degli asfalti ricadono proprio all'interno delle frazioni. Ecco, ad accendere le polemiche sono stati proprio gli interventi su Quarata, si è detto sono introiti 184.000 euro delle escavazioni che dovrebbero essere utilizzate a fini ambientali, non per il rifacimento del manto stradale. Beh, la norma è una norma abbastanza estensiva, è stata interpretata dagli uffici a mio avviso in maniera molto corretta per la riqualificazione delle strade, perché di fatto le strade vengono ammalorate anche dal transito dei mezzi pesanti che si occupano di attività estrattive, quindi l'utilizzo di questi fondi è del tutto pertinente. Utilizzo del tutto pertinente, comizio. No, io annuncio in televisione, lo riceverà una lettera al vice sindaco. Io ho chiesto un chiarimento ufficiale all'ufficio legale della Regione Toscana e per conoscenza al Tribunale Amministrativo Regionale. Secondo me con questa scelta si va in contrasto con la normativa regionale, sarà la Regione, eventualmente qualora la Regione mi desse un parere positivo, sarà successivamente il Tribunale Amministrativo Regionale, il cosiddetto TAR, a dirimere la questione. Di fatto, dal mio punto di vista, si distrae dei fondi che hanno una finalità definita per legge in altre opere, perché è una legge del 93, non mi ricordo il numero, della Regione Toscana, che dice che le tasse che gli escavatori pagano per fare le estrazioni devono avere una ricaduta per il miglioramento ambientale nel territorio dove avvengono queste escavazioni, che è quello che faceva, purtroppo non c'è più la circoscrizione, cioè la circoscrizione ceciliana, non mi viene, insomma, di quella zona di Arezzo, faceva questo, lo faceva in maniera, ovviamente in quel momento le risorse le gestiva la circoscrizione, non il comune. Rispetto a Quarata, io dico, anche a quello che dice il comitato, che stava dicendo il comitato, che io credo che lì ci sia da ultimare, io non metto in discussione, do ragione a Angelo su questo, non è il problema di come oggi vengono fatte le escavazioni, ma c'è da capire, come diceva Franchini, cosa c'è lì sotto, ma non fatto oggi, fatto 20 anni fa, 15 anni fa, 20 anni, cioè tante, allora, la precedente amministrazione aveva fatto il primo pezzo del saggio del terreno, che è uno dei pezzi, diciamo, di questo, che non è una ricerca banale, appunto, c'è bisogno di diversi soldi e di diversi tecnici. Va fatta la seconda, io mi aspetto che venga fatta per il benessere e per la qualità della vita della gente che abita lì, le falde acquifere. Cioè, non si parla facendo, non mi risulta, c'è, perché nel bilancio non c'è. Io non l'ho letto nel bilancio. Io non l'ho letto e quindi non mi sembra che sia. Lo studio c'è. No, ma lo studio, voglio vedere i soldi nel bilancio. Io approvo un bilancio. Ci sono. Non c'è nel bilancio questa voce. Non c'è nel bilancio questa voce. Dopodiché, sempre lì, più che rifare le strade, noi abbiamo questa è la seconda parte del mio intervento, noi abbiamo un pezzo della frazione di Quarata che si chiama Ortali, la zona di Ortali. Dopo ci andiamo, non ti voglio rubare, ma dopo abbiamo il però seguito. Una cosa fammela dire, sì. Non è vero quello che ha detto Angelo sui soldi, il comune di Arezzo, l'amministrazione e l'attuale bilancio ha un avanzo, si sta portando dietro dall'anno scorso un avanzo di amministrazione di 8 milioni, mi sembra, di più di 8 milioni di euro, 8 milioni di euro svincolati, spendibili domattina, nel modo in cui
lui non c'è la legge di stabilità. No, gli 8 milioni, la legge di stabilità, abbiamo anche un commercialista che ce lo può confermare, la legge di stabilità ti blocca le assunzioni e altri tipi di interventi. Il blocco sono su cose specifiche. Gli avanzi di amministrazione dell'anno come precedente. Decidere i soldi dove vuoi spenderli, i soldi li spendono e investono secondo quella la progettualità dell'amministrazione che non sei te. Ci sono priorità. Quando te hai avuto quella possibilità. No, ma io sto dicendo, ma è chiaro. Sceglie secondo le giustamente proprie ognuno sceglie come meglio crede, ma non si dica che i soldi non ci sono. I soldi non ci sono. Si sceglie di spenderli in un modo o in un altro, questo è ovvio, è la politica. Questo ci mancherebbe. Io in questo caso sono proprio il cittadino tipo che mentre la destra e la sinistra litiga non ci capisce rimango a bocca asciutta e con le buche. Vedi che la sterellina dei magnani mi sento proprio il cittadino medio, capito? In questo caso qui, no, oggi. Volevo però dire una cosa, le cave non sono solo Quarata e i cittadini non sono solo il comitato di Quarata. Questo vorrei che fosse chiaro. Ti volevo chiedere, appunto, le istanze del comitato non coincidono necessariamente quindi con gli abitanti di Quarata? Potrebbero essere le stesse qualora venissero interpellati almeno un rappresentante per ogni frazione. Limitrofa. Certo. Ci fermiamo un attimo, poi dopo andremo anche, vi faremo vedere alcuni scarichi liberi che abbiamo trovato nella trasmissione che facciamo con Beppe Marconi, SOS Arezzo TV, Ortali, ma anche nella zona di Quarata, abbiamo trovato 3 o 4, e su questo, e non solo su questo, abbiamo chiesto un po' conto anche all'assessore Sacchetti, tra un attimo. Allora, si continua a discutere, come vedete, durante la pubblicità. Con lui in mezzo, che è sempre lì. Ci dispiace di averti messo in mezzo. No, voi chiamate. Sì, ma è meglio che fa da spartiacque queste cose. Sì, delle acque della falda acquifera di rappresentare il. Volevo tornare un attimo ad Angelo Rossi su questa, chiamiamola pregiudiziale, che ha posto Francesco Comizzi, che appunto ha chiesto lumi alla Regione, nel senso su questa distrazione di fondi da quello che sarebbero dovuti. È pertinente la cosa o no? Allora, il Comune di Arezzo è famoso, non nel circondario, ma in tutta Italia, per la capacità dei nostri dirigenti amministrativi, vengono presi e citati dal Sole 24 Ore, ok? Abbiamo gente che è competente, che ha le palle, quindi ora Francesco, con tutto il rispetto, fa la sua bella opposizione, fa le sue belle domande, avrà le sue belle risposte. Io sinceramente mi sento tutelato dalla capacità dirigenziale e amministrativa di chi lo fa di lavoro e lo fa con competenza decennale. Poi dopo sarà la Regione, lo vedremo, insomma. Al di là che sia più giusto o meno, io butto là una idea, no? E questi fondi, come e in che modo vengono spesi, saranno dopo il tarro chi per lui a scegliere cosa è giusto. Però un'idea ve la voglio dire. Vorrei che questi fondi destinati all'area in cui vengono fatte le cave, vorrei che fossero considerati, rispetto a tutto il resto, un surplus per chi in realtà vive lì. Per cui la domanda mia è, se non ci fossero le cave, l'asfalti non si farebbero? A Rigutino, all'Olmo, da quelle altre parti, l'asfalti non li fanno? Sì, trovano altre voci nel capitolato per poter fare questo tipo di interventi qui. Vediamo i soldi delle cave, i soldi che i cavatori pagano come un surplus da dare al popolo che subisce un danno. Visto che questa è un po' la riflessione, no? Cioè questa frazione subisce danni, questo danno, tra virgolette, danno, insomma, questa, gli effetti della presenza delle cave, perché non dargli qualcosa in più a prescindere? Ed è esattamente la filosofia della legge, Flavio Sisi ha completamente, è quello che dice la legge regionale. Perché non dargli un qualcosa in più rispetto alle altre frazioni, questo insomma. Ma sicuramente c'è qualcosa in più, perché questi soldi, che poi, ora voglio dire, parliamo di 120.000 euro, 134.000 euro, vengono reinvestiti sicuramente su quella frazione primariamente, prioritariamente, al di là del discorso dello studio che ha capitolato, che è anche quello. E comunque sì, sono liberista, quindi a un certo punto dico questo, le cave, le nostre cave, con tutti i problemi che hanno fatto e tutto il caos che c'è stato, sono state costrette per certi versi a emigrare, che so, ad un paese come la Terina,
per lavorare e gli ci lasciano 160-170 mila euro al comune di Laterina, che potrebbero essere nel nostro, per un semplice motivo che sono dovuti, non hanno la possibilità ulteriore di poter lavorare. Quindi bisogna anche mettersi in testa che si sta tutti a fare le chiacchiere, però a un certo punto bisogna anche, ovviamente la gente più lavora e più soldi vengono, quindi il mio punto di vista è di cercare di un attimino venire incontro a questa esigenza, anche perché noi guardate che abbiamo un monte di strade da rifare, tipo dalle E45, noi avremo bisogno, non voglio dire una cavolata, però milioni di tonnellate di quel tipo di materiale, che se non siamo in grado di scavarceli in loco, dovremo importarli per fare i lavori sul nostro territorio. Quindi se questa vi pare una cosa logica, allora a un certo punto, nel rispetto totale dell'ambiente, di tutte le regolamentazioni che, ripeto, sono a questo punto veramente stringenti, dovremmo cercare anche di dare un impulso a questo settore. Poi i soldi che provengono da questo settore ce li possiamo anche litigare come metterli, però innanzitutto dovrebbero essere un pochino di più di quelli che sono, secondo me, perché sono una miseria di quello che potrebbero realmente essere. Io al di là dei comitati, al di là della politica, quindi dei politici, diciamo, che poi ognuno racconta la sua. Io che conosco bene quelle zone perché vengo da là, insomma, diciamo, perché io tutti i giorni passo due volte o tre volte al giorno da Quarata, quindi, e tra l'altro ho tanti parenti, amici, quindi, ecco, che mi dicono le cose. E io vi dico che questa gente, vi ho detto da quando hanno iniziato a scavare le cave, ma non solo per quello, la gente non ha più la voglia di ascoltare i politici che raccontano ognuno la sua. Perché? Perché ormai c'è una delusione completa. Perché? Perché non sono solo le cave che sono state una cosa importante, ma appunto il dimenticare le periferie. Cosa vuol dire? Vuol dire che l'erba nasce nei muri dappertutto, lungo le strade, e nessuno le taglia, anche nel paese stesso. Quindi se si va a vedere, per dire, ecco, davanti alla chiesa, davanti, per dire, alle case, ci sono... Però Piero, per me, sì, non è solo una questione di manutenzione di lavori, sì, pubblici, ma no, è lo so, una questione però... di socialità. Ma prima non la c'era... La questione delle sagre, dei centri sociali, per me è paradigmatica, quanto l'erbaccia che sì, trovi... Sì, però il primo impatto che la gente vede tutti i giorni è quello. Poi dopo, chiaramente, sì, hanno anche il problema... Però del vivere sociale, questa della sagra. La devo dire, perché scusa, queste sagre sono state evocate in maniera, è tutta la puntata che riemergono come un problema, la pizza, il famoso problema della margherita. In realtà lì c'è un discorso proprio importante, perché ora vi pare logico che ci siano delle attività che vengono svolte che vanno in concorrenza con chi le tasse le paga effettivamente, vabbè, con chi si fa il culo dalla mattina alla sera per cercare di mantenere i clienti, poi ti arriva la sagra che semmai non paga le tasse. Cioè, ragazzi, bisogna fare una regolamentazione precisa di queste cose. Ora, scusami tanto, no, ma io non è che sono contro le sagre, no. Io sono per la trasparenza, perché per anni non c'è stata trasparenza in quelle che dichiaravano, perché io ve lo farei vedere i rendiconti che ci sono stati, e non ho avuto modo di vedere quelli del passato, erano roba a braccio, abbiamo fatto 50.000 euro, abbiamo fatto, ma tondi, cioè, il nostro di adesso, voglio dire, a un certo punto, voi che fate le sagre, dovete mettere in testa che andate contro una parte della città che comunque lavora e paga le tasse, e questo è indubbio, perché se facessimo delle sagre come era un tempo, che duravano 3-4 settimane, è ovvio che se c'è un ristorantino nel paesino dove c'è la sagra, il ristorantino può anche chiudere i battenti per un mese e andare no, a casa. No, e non è il giusto, ristorantino vicino alla sagra, e non è giusto banale, te lo porto a ruscello, e non è giusto questo. Gli 8 giorni di sagra fai budelli d'oro. Fai budelli d'oro. Porca miseria, sono tutti all'annuncio. Io ti annuncio di aver chiesto l'incontro ufficiale. Le associazioni di categoria non dicono così, però è proprio per distinguere, proprio per avere chiarezza in tutto il settore. Sì. Basta, allora, pensare per assurdo. Mi fai finire, io ti volevo di arrivare al punto. No, a me mi basta semplicemente che ci siano rendiconti chiari, precisi, per al tutti, millimetro. Per tutti.
per tutti, per tutte le associazioni, soprattutto per loro, per tutti, per tutte le iniziative senza scopo di lucro. Questo chiederò io al sindaco. L'altra domanda che vi faccio: sono cose sociali, hanno una ricaduta sul sociale? Certo, certo, tappiamo le buche che finora l'amministrazione passata, non hanno dimostrato niente, ragazzi. Ora è un merito anche nostro aver posto l'accento su questo problema qua. Solo sulle sagre, dopo la pizza margherita è un problema collaterale, anche un po' stupido, è veramente stupido, è un problema. Il problema vero è una questione che te lo dicono anche le categorie stesse, voglio dire, chiede la Coppa dei Certi, chiede la Coppa del Mercato, non è la Coppa del Mercato, e sono i cittadini come te quelli lì, voglio dire. Posso dire una cosa, esempio banale lampante, noi dobbiamo stare alle regole, 8 giorni in un anno e per amor di Dio tutto quanto. Poi vai in giro e leggi qua e là che dal 3 al 15 agosto a Villa Severi c'è una festa, non faccio il nome, ma c'è una festa organizzata da un'associazione qualunque, come quelle nostre, con sicuramente il dubbio maggiore di dove vanno a finire i ricavi in quel caso lì, però loro, siccome sono a Villa Severi, possono fare 13 giorni. Questo, quando qualcuno mi chiede, questo sindaco ti garba, rispondo semplicemente che se facesse quello che fa fuori le mura, se facesse quello che ha fatto per dentro le mura, lo facesse anche fuori, sì. Per adesso... No. Cioè, tu dici più coerenza, nel senso anche questi eventi danneggiano i ristoratori. Quindi io non parlo di commercio, di piazze del gusto, di mercatini, non mi importa. Dovreste ringraziare per due motivi, perché il primo è quello che comunque vi state mettendo in regola, veramente. Certo. Questo, in tutta sta polemica c'era da dire che passi da gigante sono stati fatti, molti dalle sagre, si sono messi in regola, hanno preso i loro commercialisti, stanno facendo dei bilanci, fanno le cose come dovrebbero essere fatte in un paese civile. Ok, te lo dico proprio chiaramente. Queste regole sono state fatte anche con l'impegno nostro, mio che per tempo e poi comunque sia ha avuto anche l'effetto. Però ora non vorrei che per le sacre si va rimaniamo in tema, a parte questa sacre, piccola figata. Io le chiamo sacre. Vabbè, chiuso il capitolo sacre. Sì, chiudiamo. Posso fare una battuta? C'è un mio carissimo amico che ha fatto una volta uno status su Facebook molto ganzo e che condivido. Una volta ha scritto: abbiamo un sindaco che più che sindaco Chinelli, mi sembra che citava così, più che farmi arrabbiare per la politica mi sta facendo ingrassare. Noi abbiamo un'amministrazione comunale che una volta alla settimana fa in centro un evento culinario, i panini ai rocchi e i tirolesi, questa è la città del magna e bevi, no? Non facciamo più un evento culturale che sia uno, facciamo le carnevalate medievali back in time e poi facciamo il magnare dalla mattina alla sera in fortezza, tutto magnare Arezzo, no? Ma questo è la palissiano, no? Mi sembra, non è una questione di sinistra. Dopodiché si fa in centro, si rende il centro in un mega mangiatoio, però alle periferie si limita la possibilità di fare le sagre. Questo è il tema veramente incredibile, la contraddizione straordinaria. Di quello che sta citando Francesco non ce n'è una organizzata dal Comune di Arezzo, Confesercenti, Commercio, chi organizza queste cose non è il Comune. Il Comune dà il patrocinio, se tu lo chiedi se lo dà il patrocinio. Il Comune di Arezzo, Arezzo se chiedi il patrocinio dai, come col Toscana Pride domani. Ma quello che è... No, Angelo, parliamo di Toscana Pride. Basta chiedere che le dai. Angelo, sei un grande. Ora tu mi dici che il Comune d'Arezzo basta chiedere un patrocinio e lo dà. Quindi no, su queste cose economiche non ha dato il patrocinio ad un'iniziativa che per i diritti civili. No, ora mi chiedeva una cosa c'entra. No, ha detto i patrocini, basta. Allora, gay Pride Toscana Pride, non sono solo i gay. Sì, vabbè. Era per i patrocini. Sì, con i rocchi. È che Francesco è confuso, ha la confusione, è confuso e quindi non riesce a essere logico nella sua esposizione. È curioso. Allora Davide, un attimo, dimmi cosa ne pensi. No, volevi chiedere. Rimetti le cose No, tu hai fatto qualche bilancio di qualche sagra, ti è capitato? Allora, per quanto riguarda le sagre, direi che non c'è
Forse è un problema da molti lati. È vero che svolgono una funzione sociale in questi paesi, ma che vuol dire? Fa lavorare i giovani, fa guadagnare la paghetta al fine settimana, oppure l'anziano arrotonda lo stipendio, l'altro. Cioè, che vuol dire funzione sociale? Perché se vuol dire questo... Lo stipendio no, perché sono tutti volontari. Ma poi, la prova va bene. Contraria. Allora, io che siano... storia che le sagre, la che gente... Tutti... Io... No, guarda. Allora sono l'unico coglione che viaggia con la Fiat. Perché... No, ma io non ho, no, non ho detto che vi non ho detto che qualcuno si arricchisce. Ho detto anche che... Anche qui ci sarebbe da guardare. Va bene, però è risaputo... È risaputo che spesso i giovani ci vanno lì a servire nei ristoranti, ma qualcosa gli viene dato. Allora, e può essere una funzione sociale, io mica dico di no, può darsi le che... Le mance che ti lasciano, l'ho ma fatto non io te le allora, la pizza, solo margherita, Romizzi. Ma la pizza, Allora, parliamoci chiari, è sempre la guerra tra poveri, ok? Certo, evidente che i ristoratori in centro, così come in tutto anche quelli in periferia, sono sottoposti a tutta una serie di regole, tutta una serie di controlli che queste strutture non lo sono. Io ripeto, anche nel mio comune, che non è Arezzo, va bene, ci sono delle strutture che è un'organizzazione, ragazzi, che altro che un'azienda, altro che un'azienda, sia per i bilanci sia per l'organizzazione che viene messa in piedi. Allora, intanto vi comunico che le cose cambieranno inevitabilmente, perché in questi giorni sta uscendo i decreti attuativi sulla riforma del terzo settore, quindi non sarà più come prima, quindi entro breve saranno tutte queste strutture obbligatoriamente censite nonché iscritte in un registro, quindi sarà una serie di controlli in più, quindi sicuramente questo problema è sentito a livello nazionale, è tutto il terzo settore che oggi vive in una area nebulosa, mettiamola così, e si muove un po' come gli pare. Io me l'auguro che questi decreti attuativi, che qualcuno è stato annunciato ma ancora non pubblicato, arrivino, perché io credo che sia un problema serio, c'è una disparità di trattamento tra chi si iscrive al registro delle imprese e chi vive in questo limbo. Poi un'altra cosa volevo dire, veloce, io non credo che... la ricompensa per le zone delle cave, ma penso all'inceneritore, cioè io non credo ci debba essere un mercanteggiare di questo tipo, dice io abito vicino alla cava, ho diritto io a quella ricompensa, io che vado a correre in mezzo a quelle cave ho gli stessi diritti di chi ci abita, oppure se abito in una collina e vedo quelle cave ho lo stesso diritto di ristoro. Allora credo che non si debba ragionare in questi termini. Sicuramente credo che quelle somme debbano essere servire, quel contributo che chi cava paga, io credo per l'ambiente di sicuro, e per riqualificare l'ambiente che è di tutti, è come la questione inceneritore, insomma non è che si fa la ricompensa si dà a chi gli abita solo lì vicino, magari i venti tirano sempre da una parte, colpiscono uno che sta a 10 km, si è beccato da tutti i veleni. Non si può ragionare così. Allora, vediamo adesso, così ci riallacciamo anche al discorso di Ortali, e non solo Ortali, nella nostra trasmissione SOS Arezzo TV, che facciamo ogni sera con Beppe Marconi, abbiamo trovato diversi casi, anche a ridosso della città, ma anche appunto in queste zone, di scarichi liberi, cioè di scarichi che non si sa da dove arrivano o si sospetta che arrivano da qualche nuova lottizzazione che evidentemente non ha i depuratori, perché poi arriva ovviamente della roba insomma, che non vi consiglio di annusare, e poi ovviamente c'è anche un problema di assenza di sistema fognario. Allora, vediamo brevemente alcuni di questi Pensate casi. Una volta lì a Ortali c'erano gli orti. E quindi ecco la, magari il concetto. Vediamo un secondo, vediamo un attimo. Scarichi liberi in periferia. Ce ne siamo occupati spesso nella nostra trasmissione SOS Arezzo TV. Nuove lottizzazioni, probabilmente prive dei depuratori, l'assenza di un sistema fognario e così gli scarichi arrivano direttamente dove non dovrebbero, con conseguenze igieniche, sanitarie e ambientali tutte da verificare, come è accaduto in un'area di escavazione a Quarata. Quanto si inquina? Questo acquitrigno che ci è stato segnalato. Questa è una fogna. Possiamo dire che ci è stato segnalato da un cavatore.
No, passando di qui mi sono fermato e ho detto, dico scusa, ma questo cos'è? E dice purtroppo sono gli scarichi che vengono fatti dalle lottizzazioni nuove che logicamente o hanno i depuratori che non funzionano oppure non hanno niente e buttano tutto così. Questo è veramente un'indecenza, guarda. Ora, che si possa permettere nel 2017 una cosa del genere, quando si dice di tutelare l'ambiente, guarda quella cosa, è una cosa impressionante qui. Ora mi immagino quando arriva l'estate, qui fra zanzare, mosche, e ogni topi, ogni pendolino ci sarà, che nessuno interviene. Secondo te sono scarichi che arrivano direttamente dalle abitazioni. E da come che vengono? Non so. No, secondo te dove vengono? Qui non c'è, intorno non c'è anima viva di aziende, di anche di allevamenti, non c'è niente. Questi sono scarichi che sono venuti fuori da quando hanno fatto le nuove lottizzazioni, che sicuramente hanno i depuratori che non funzionano, e questo è il risultato. Guarda che veramente è una vergogna. Okay. Stessa situazione si registra ad Ortali e anche a pochi metri di distanza. Ecco la situazione che abbiamo trovato. Questa è un'ex cava completamente ripristinata, vedi, adesso hanno fatto dei campi e a lato di questa ex cava scorre questo fosso di putridume. Come al solito sicuramente sono scarichi civili che non sono depurati come si deve, vengono qui a cielo aperto e vanno in questo senso verso il fiume, quindi vanno verso il castro questi, e quindi li ritroveremo nel castro a inquinarla ancora di più. Eh sì, tra l'altro vediamo anche dei rifiuti in mezzo che vengono trascinati, e qui chissà da dove viene, da qualche altra lottizzazione. Ma questa viene da qualche lottizzazione qua, sicuramente qua ci sono i paesi di Patrignone, qualche lottizzazione nuova che è stata fatta. Ma sicuramente viene da Patrignone questo, perché l'acqua è tanta, quindi vedo che scorre molto, quindi è sicuramente... Però, cioè, veramente io sono abbastanza sconcertato, perché c'è chi, uno fa delle abitazioni, eccetera, quindi farà delle tubature, delle cose, e poi non si preoccupa di dove vanno a finire questi scarichi. No, perché i fognoni non sono dappertutto in raccolta delle acque luride. E quindi di conseguenza cosa si dà? Si dà a queste nuove lottizzazioni l'obbligo di fare i depuratori e poi nessuno li controlla, e questi sono i risultati, perché i depuratori non funzionano e l'acqua viene via così com'è. Sì, dopo lo ascoltiamo. Allora, tra poco ascoltiamo Sacchetti, dimmi. No, io vi invito a venire a Subbiano. Ora vi faccio vedere, venite te Marconi, se vi scandalizzate di che fa schifo, cioè voglio dire, fa scandalo. Ma poi se vai lì sei ancora ma più schifo. Voi pensate che si fa la gara di... No, no, ma voi pensate più puzzolente, diciamo, che tutta la parte praticamente nord di Subbiano, penso 2-3 mila abitanti più un insediamento industriale, va direttamente la merda nell'Arno, quindi vi invito, venite a vedere. Cos'è che va nella... La merda, proprio. Allora c'è un punto, è tutto interrato, quindi non si vede, ma c'è un punto che passa dentro una casa e questa signora è disperata, perché oramai le esalazioni che arrivano gli corrodono anche la finestra in tempo di un anno. Quindi venite, ora vi invito, venite a vedere. Cioè, vorrei e questo mi ricollego anche al discorso delle frazioni, si parlava di... No. Ma lo sanno tutti, ma è stato chiamato tutti, lo sa l'ARP, lo sa, ma ripeto, a Subbiano non c'è depuratore, va tutto nell'Arno. Allora, io dico, ma non solo Subbiano, allora vi dico, si parlava delle frazioni, 40, tutte quelle zone, io penso che se l'Arno fosse un fiume pulito e sano, ha un motivo per andare in quelle zone, potrebbe essere proprio l'Arno, perché l'Arno, oltre che per la pesca, ma potrebbe essere proprio un punto, un tempo, insomma, era il mare degli Aretini, e credo che ci si, non che debba tornare ad essere quello che era 50 anni fa, ma pulito sì, se uno vuole andare un pomeriggio lungo l'Arno, Ponte Buriano, che lo possa fare, ma attualmente è di fatto è una fogna. Se Leonardo avesse dipinto oggi quel punto, l'avrebbe fatto con le esalazioni sopra. Anche della signora capitale. Volevo chiedere, ecco Flavio, questo problema degli scarichi liberi in quella zona è veramente notevole. È evidente, però dipende anche dalle zone in particolare, per cui alcune zone tipo Venere, noi siamo allacciati alla fogna pubblica,
Ciò non toglie che sarebbe bene fare un esame a tutto tondo, ecco, non parlare solo di cave, non parlare solo dello specifico. Perché il problema è quello, cioè tutti parlano delle cave, ma ci sono altri problemi. Anche perché cosa c'è in quelle acque, ad esempio? Poi non ci dimentichiamo. Bisogna avere il coraggio di fare una sacra lì. Non ci, dimentichiamo che tutti si paga nelle bollette dell'acqua la depurazione, certo, quindi che tu ce l'abbia o no? Parliamo che tu parlare si apre il capitolo un altro capitolo perché ma è una parte alta della bolletta e io vorrei fare una mappatura in tutta la provincia, la non famosa solo, legge Merlo. Sapere quanto va effettivamente nei collettori e quanto va a dispersione, perché io un credo attimo che sia perché adesso tanto. Ascoltiamo Sacchetti così dopo rispondi. L'assessore Sacchetti su Ortali, già l'interrogazione ti ha detto che Ortali non è nelle sue priorità, ti ha risposto sì. Così vedi, ci sono altri problemi, Ortali non è in cima a queste priorità, c'è più merda da altre parti, sì, è questione la priorità, ecco, la sua. Sentiamo un attimo. Il comitato delle cave residenti di Quarata ci hanno detto di aver richiesto più volte un incontro con l'amministrazione, ci sarà questo incontro? Ma io sono sempre disponibile a ricevere il comitato di Quarata, come l'ho ricevuto in passato diverse volte i loro rappresentanti, e nell'ultimo incontro io ho manifestato la volontà di sostanzialmente di soddisfare le loro richieste, che era quello di avviare un'indagine conoscitiva sull'area del Triangolo delle Cave, un'area estesissima ovviamente, per quanto riguarda le caratteristiche del sottosuolo. Attendo ancora che gli uffici mi dicano che ad oggi non c'è stato questo tavolo tecnico tra i tecnici, diciamo, del comitato e i nostri tecnici per definire poi la campagna di indagine, perché poi se si tratta di fare delle indagini del sottosuolo si tratta di definire dove, come, cosa fare e cosa non fare, una cosa molto tecnica, e chiaramente non è che si può così derimere a un tavolo non tecnico. Quindi attendo ancora la definizione di questo programma, le risorse ci sono per fare queste indagini, sarà un'indagine conoscitiva sul sottosuolo come richiesto dal comitato. Risorse che deriveranno dagli introiti delle escavazioni? Sì, queste sono sempre risorse, diciamo, derivanti da attività di escavazione fatte in passato, perché ad oggi di fatto non c'è attività di escavazione sul territorio aretino, perché diciamo l'area di cava autorizzate si sono di fatto esaurite, quindi sono residui del passato. Poi se ci saranno nuove attività di escavazione, quindi si troveranno poi ulteriori risorse derivanti da questi oneri previsti dalla legge regionale a compensazione appunto dell'attività di escavazione. Chiaramente il problema dell'area del famoso Triangolo delle Cave è un problema, è un'area estesissima, quindi cioè, richiederebbe indagini ovviamente importanti in termini numerici e quindi anche risorse importanti che chiaramente non sono ad oggi nelle disponibilità e nelle casse del comune. Quali saranno le risorse che verranno messe a disposizione per questa attività di indagine? Allora, per questa attività di indagine grosso modo si parla dai 30-40 mila euro che sono disponibili per fare questo tipo di indagini. Parlare di bonifiche in questo paese, ma non mi riferisco a Arezzo, mi riferisco al paese, il nostro paese, all'Italia, è un parolone, perché chiaramente c'è un approccio normativo alla bonifica molto, molto rigido e molto intransigente, per cui per fare una bonifica, per esempio, delle scavaro gialli, cioè ci vogliono svariate milioni di euro, si parla. Un monitoraggio verrà fatto, è opportuno sempre avere informazioni, chiaramente quello per capire cosa sta succedendo, per capire le dinamiche e l'evoluzione di quello che accade, sia per quanto riguarda corpi idrici, per quanto riguarda il sottosuolo. Per quanto riguarda invece gli scarichi liberi di Ortali, l'amministrazione cosa pensa di fare, insomma, in questo frangente? Ad oggi noi possiamo fare ben poco, se non quello ovviamente di richiedere ai soggetti competenti interventi di manutenzione per garantire il corretto deflusso delle acque. Possiamo fare ben poco. Allora, posso fare un appello, colgo un'occasione più unica che rara. Chiedo all'assessore, visto che sono andato a bussare a tutte le porte come un frate da cerca nell'ultimo anno e mezzo, per poter avere un cassonetto lungo l'Arno a buon riposo. Visto che adesso ce n'è due che ho messo io a spese della Proloco Venere e che vado a svuotare ecco tutti i fine settimana, ecco dove, no, dillo, colgo l'occasione per essere qui, visto che anche Angelo in ultimo oggi si è detto disponibile a darmi una mano.
colgo questa occasione e faccio un video appello affinché dopo un anno e mezzo, dopo aver bussato a 1000 porte, si riesca a mettere almeno un cassonetto, con i soldi delle cave o meno non mi interessa, ma almeno un cassonetto. Un cavallotto ve l'hanno messo, quello no. No, non c'è più niente. Vado io sulla la città è riempita di questi cavallotti. No? Sì. Tra l'altro, grazie, assessore, della provincia di Arezzo, che da anni li vende. Comunque, Ortali, fammi Ortali. No, volevo chiedere. Sì, no, vai. No, Ortali, veloce. No, questo forse prima si è sentito. I proventi delle sagre servono anche per fare attività nelle frazioni, per esempio il cassonetto. Però a parte questo, vai, no, per rispondere alla discussione precedente. Ortali c'è una raccolta di firme, è stata fatta una raccolta di firme l'anno scorso, in cui veniva chiesto appunto al Comune di Arezzo di intervenire per risolvere quel problema che avete ripreso voi. Un problema terribile, infatti, dal punto di vista di igiene, di sanità, da tutti i punti di vista. Raccolta di firme trasmessa all'assessore, trasmessa al sindaco, dopodiché io ho fatto una semplice richiesta all'ultimo Consiglio Comunale perché c'è una petizione popolare, era emerso nell'assemblea che era stata fatta dalla giunta in quella zona che quello era un intervento prioritario e in bilancio non c'è nessun intervento, Sacchetti lo conferma. Ma io vi dico di più, il progetto è pronto e è già pronto e ce l'ha Nuove Acque. Vi posso anche dare nome e cognome del tecnico che lo sta seguendo, un progetto di, non mi ricordo, qualcosa di più di 130.000 euro, di tutte le fognature e quindi collegamento allo scarico complessivo. 100 e passi, quindi progetto pronto. Nuove Acque che è disponibile, scritto, perché io mi ho mandato una lettera prima di fare l'interrogazione, mi è stato risposto che loro sono disponibili a fare il coordinamento del lavoro, che è un onere per un ente, l'amministrazione comunale può dire il coordinamento del lavoro, non abbiamo dipendenti, bla bla bla, responsabilità, quindi burocrazia più semplice, il comune sta fermo, questo è un esempio. Cioè io ho chiesto che quello si intervenga subito, è una questione di igiene, di sanità pubblica, come a Subiano sicuramente peggio, però... per entrare nella questione di Ortali, cioè dico, chiudo, se si va nelle frazioni, si ascoltano i cittadini, si esegua poi quello che viene richiesto, se no non ha senso, si prendono in giro, come diceva giustamente. C'è un altro caso che è ancora più vicino, che è in via Bonconte da Montefeltro, idem, cioè un fossettino lungo la strada, uguale, stessa cosa, che abbiamo già fatto vedere 2-3 volte. E mi chiedo anche perché, non so se il comune dovrebbe segnalarlo là, cioè anche capire da dove vengono queste acque, se non si può intervenire almeno obbligare i proprietari a mettere questi depuratori, no? Se il problema ancora è... Ma queste cose, Fabio, se mi permetti, non c'è maggioranza e minoranza, questo è un problema di sanità e di salute pubblica, cioè non c'è, credo, differenze politiche. No, penso non che anche la Corsica su questo sia su altre d'accordo, cose, no? Sì. Sì, parzialmente. Tre quarti, mettiamolo così. Perché sì, sono d'accordo su un fatto, che sono questioni emergenziali, quindi bisogna sicuramente metterci le mani, e anche Sacchetti non ha detto di no, ha detto che però lo devono fare le persone che sono competenti. Il Comune di Arezzo. Ha detto una cosa precisa. In caso di privati, innanzitutto, io sono contro spendere i soldi pubblici per riparare ai danni dei privati, sono i privati che devono riparare ai danni che commettono, perché io amministrazione, io pubblico non posso spendere i soldi miei, tuoi, suoi per riparare un danno che mi fa un privato, è il privato che deve mettere a posto. E quello lì però, Angelo, tu e su quello mi trovi sfondi una porta aperta, questo, è lì che dobbiamo interferire. Qual è il problema? Il problema è quando, credo ai tempi del Lucherini, fu data l'autorizzazione per la nuova lottizzazione, non fu imposto a coloro che costruivano, che hanno fatto la lottizzazione, l'impresa che l'ha fatta, i privati, quelli che sono, di fare anche questo intervento. Bisogna cercare di lavorare probabilmente in questo senso. Il periodo era quello del fine anni 90, io questo non so che dirti. Probabilmente amministrazione, immagino, perché se ne parlava prima, ultimata a metà 2005-2006. Allora, dobbiamo chiudere. Scusa, Davide. Era per allora, dire, sono d'accordo. L'assessore Sacchetti ha detto che praticamente verranno fatti questi saggi, ma comunque non c'è soldi per la bonifica. Io non so, ora mi viene da pensare, non so se è meglio non sapere cosa c'è, perché tanto se poi devo sapere che non si può togliere e devo vivere devo vivere male, preferirei non lo so, non è che voglio dire, però è inutile andare a fare i saggi, buttare via i soldi, se poi comunque sappiamo che gli interventi non si possono fare. No, poi c'è un altro aspetto, tutti i vecchi impianti che ci sono nelle varie cave. Lo studio è richiesto, però è richiesto dal comitato, ci ha fatto un sacco di storie, ho capito. No, ha fatto, voglio dire,
indipendentemente da tutto, se, risponde all'esigenza. Se io devo sapere, lo so, io certo. Ho fatto una considerazione. Io non è che voglio vivere incoscientemente. No, non è che voglio vivere incoscientemente, però se poi mi viene detto che comunque non si tocca, dice c'è delle esalazioni. Qui prenderai sicuramente la lebbra. Però prenderai la lebbra, ma non si può fare niente, non lo so, cioè che devo fare. Allora, voglio dire. No, l'altra cosa che volevo dire, che secondo me c'è un intervento ancora più urgente, ci sono tutti i vecchi impianti di lavorazione di queste rene, di tutti questi materiali, che sono lì abbandonati. Io ora potrebbero fra qualche anno essere anche archeologia industriale, come ma è? Secondo me sono orribili. Io, uno è sicuramente io, abbandonato. No, ce n'è più di uno. Santa Palma, ce n'è qualcuno completamente nascosto. E ce ne sono alcuni interni che si vedono. Allora io credo che, Fabio, per esempio, intanto si mentana, sì, che fa trasmissioni fiume via. Perché vedi quanto si chiacchiera, no? Allora io credo qui io credo che quelli siano privati e vadano fatti togliere, perché non capisco che in realtà ci sono 9 lotti, c'è un'area che si chiama 18 per cui è stata data l'autorizzazione credo recentemente, proprio in questi giorni, per escavazione, quindi probabilmente riprenderanno. Però anche quella lì sarà un palliativo, perché quanto ne ho capito io e quanto ne so dovrebbe durare circa un anno e mezzo il materiale disponibile. Però per quel periodo lavoreranno. Ce ne sono alcune abbandonate da 20 anni, non le può usare più nessuno. Grazie, sono grazie. Delle carcasse di ferro. Grazie ad Angelo Rossi, grazie a Flavio Sisi, grazie a Francesco Comizia, a Piero Franchini e a David Faltoni. A venerdì prossimo parleremo di vaccini, anche noi, ragazzi, a parlarne. E poi credo, sei vaccinato, Piero? Non lo so se è vaccinato. Io sono vaccinato. Dipende contro cosa. E anche su questo gli Angelo sono d'accordo. No, e tra l'altro il comune di Arezzo, grazie a sì, lui, vabbè, ma non apriamo la cosa. Abbiamo il contraddittorio perché c'è Flavio. La legge regionale era prima della tua indirizzo. Grazie a Enrico Rossi e alla giunta regionale. Grazie. Grazie. E Graziella, noi ci rivediamo perché parleremo anche di cosa parleremo, anche che tu non lo sai. Di elezioni amministrative. Perché si vota anche tra le altre cose, ogni tanto si vota. Buona serata. Bene, alla prossima. Si vota. Alla prossima. Si vota. Ma dice molto senza vincere.